La Guerra del Agua es uno de los episodios claves en la historia de los levantamientos populares del país, que no fue un hecho aislado. Fue el resultado de una serie de privatizaciones por parte del gobierno que había generado un fuerte malestar entre la población. Las subidas abusivas de las tarifas de servicios esenciales no habían pasado desapercibidas, mientras que la privatización del agua fue el punto culminante para encender la mecha de esas movilizaciones. Traída por los corruptos y los políticos que han administrado ese mapa de manera totalmente oscura. ¡Vamos a pagar, compañeros! Los disturbios dejaron tras de sí una víctima mortal y varios heridos. Y solo se disolvieron cuando el gobierno boliviano accedió a dar marcha atrás a la concesión del agua en Cochabamba. La intensidad de las protestas se incrementaron a medida que se dejaba patente la ineficacia del gobierno de Hugo Banzer Suárez. Por su parte, las autoridades optaron por intensificar la represión, arrestando a los líderes de las protestas y declarando el estado de sitio en todo el país. No funcionó, porque la misma policía boliviana optó por no reprimir a sus propias familias. La Guerra del Agua en Bolivia se convirtió en una hazaña popular que sembró el camino por la lucha por los derechos del agua. La rivolta popolare contro la privatizzazione dell'acqua ha messo in evidenza un nuovo soggetto politico rappresentato dai contadini che coltivano la foglia di coca e dai suoi sindacati. C'è molta disinformazione su questo tema. Ci potrebbe parlare del movimento dei cocaleiros? In questa grande vittoria della guerra dell'acqua assume un significato particolare, un significato grande, il movimento dei cocaleiros. Perché? Perché la coca in Bolivia ha un doppio significato. La coca è uno strumento identitario, la coca è un grande strumento, anche se volete, io direi identitario, di spiritualità andina, estremamente, estremamente importante, ma l'uso della coca alla Paz, a Cochabamba, eccetera, è un'usanza, una tradizione culturale precolombiana. Questo la gente spesso non lo sa, ma pensa che sia un'usanza di questi ultimi decenni. Era usata dagli andini nei rituali spirituali, era usata però anche come energetico, come per la preparazione di medicinali, eccetera. E nell'ambito internazionale sono state fatte una serie di leggi contro l'uso della coca, ma proprio per limitare la capacità economica di esportazione e l'autodeterminazione economica della coca. Pensiamo per esempio dal 1936, quando si impone un livello repressivo da parte degli Stati Uniti contro appunto i cocaleiros, per parlare poi nel 1998 della legge 1008 che regola, diciamo così, dal punto di vista legale le politiche statali. Però le regola in che modo? Dice: ci sono delle aree di coltivazione, un'area ammessa che è l'area tradizionale per la foglia sacra, poi c'è l'eccedente e c'è l'illecita o proibita. È ovvio che in questa maniera cominciano le grandi lotte anche dei cocaleiros, e la zona che si caratterizza di più è la zona del Chapare. Il Chapare è proprio dove va Evo Morales, dal nord della Bolivia, dai minatori o dall'agricoltura, perché a causa della siccità, della lunga siccità, anche gli agricoltori del nord sono costretti ad emigrare e vanno nel Chapare, che diventa la zona rossa della guerra contro il narcotraffico, perché i cocaleiros coltivano la coca ma iniziano una guerra frontale contro i narcotrafficanti. E si afferma lì, proprio dal fare collettivo, dal sindacalismo collettivo, si afferma una ideologia comune, una ideologia che ha a che fare con la cultura e con l'organizzazione identitaria, che porta, diciamo così, agli inizi degli anni 80 a uno scontro anche frontale con gli Stati Uniti, che per sradicare, diciamo, la cultura e la coltivazione della coca dicono di sostituirla con altre coltivazioni, ma queste altre coltivazioni non sono né nella cultura andina, e poi producono e realizzano un valore estremamente inferiore, mettendo alla miseria, alla fame completamente i contadini. L'intervento degli Stati Uniti, che è tuttora presente in Bolivia con la scusa della lotta alla droga e contro appunto il narcotraffico, invece è un esercito statunitense che è presente
anche nel territorio boliviano. Questo fa sì che allora si apra uno scontro fra i cocaleros e fra i militari. Ovviamente i cocaleros cominciano a prendere sotto la leadership di Evo Morales una, diciamo così, un riferimento, una contaminazione con gli altri movimenti contadini, e migliaia di contadini e di minatori che migrano verso il Chapare si ritrovano in un movimento sindacale, però un movimento sindacale molto diviso. Nel 92 per esempio il compito di nuovi cocaleros è quello di cercare di coordinare le sei federazioni sindacali, e su questo ci riesce solo Evo Morales. Evo Morales nel 96 viene eletto a capo di queste sei federazioni, quindi del momento di coordinamento. Agli inizi degli anni 80 nel mondo contadino dell'occidente del paese avvenivano queste grandi trasformazioni anche di identità, di classe. Nasce questo movimento che si autodefinisce movimento indigeno per mettere in evidenza che l'indigenismo non deve essere una questione antropologica ma una questione di classe, il movimento indigeno sociale, altrimenti è la difesa dell'indigeno in chiave antropologica, invece è l'identità di classe del lavoratore, minatore, cocalero e contadino. Si tratta quindi di un movimento che basa le sue rivendicazioni sull'identità e la difesa del territorio e delle coltivazioni in quel territorio. Un momento essenziale di passaggio è il 12 ottobre del 92, non è una data casuale perché sono 500 anni, il 12 ottobre del 92, dell'anniversario dello sbarco, io direi del disgraziato sbarco di Cristoforo Colombo in America, non a scoprire l'America, perché l'America già preesisteva, ma a colonizzarla. Le richieste quindi dei popoli e dei movimenti sociali indigeni concordano su che cosa? Sulla sovranità nazionale, sull'autodeterminazione e in questa la difesa della foglia di coca. I cocaleros quindi diventano protagonisti. Dietro la battaglia difendiamo la coca, combattiamo per la difesa spirituale, la difesa politica e sociale della coca, c'era il grande grido di battaglia morte agli yanqui, perché gli yanqui e gli occidentali vengono visti proprio come quelli che ovviamente stanno distruggendo la sovranità di quel paese.